Allora, Michi, che bello bagnarmi i pantaloni. Così, beh, non solo i pantaloni, però va bene, sì, così, dai, bello, bello. Senti, poi uno a noi, il mondo della notte, pensa sempre al locale, chiuso, buio. Invece guarda qui, spiaggia, vedi? Sole. Questo contraddistingue il vero mondo della notte, che noi non facciamo soltanto, noi popolo della notte, le cose durante, non so, il buio, ma facciamo delle cose chic, molto chic, durante il giorno, con il sole che splende. Come nasce l'idea del Morea Park? Nasce da un'esperienza mia tenuta anni fa nell'84-88 a Ibiza, al Pacià esattamente, e queste persone, proprietari di questa plage, erano dei clienti del Pacià di Ibiza e continuavano a chiedermi di avere la stessa situazione a Saint-Tropez. Passano gli anni e giustamente ho detto, beh, quasi quasi adesso è il momento di fare la cosa. Una mattina ti svegli e dici... Sì, sono venuto a visitare Saint-Tropez per vedere che non sia un paese, una città o una costa molto pettinata. In realtà rispecchia molto il target e il centro sociale di Ibiza. E dunque il prodotto andava bene. Da qui nasce l'idea e da qui nasce Morea Party ed è Sando Saint-Tropez. E abbiamo la compilation Supernatural volume 2, ed è proprio, vedi, la Fête Suprême de la Plage de Saint-Tropez, dove racchiude un attimo le atmosfere che si tengono poi il 14 luglio, ricordando che la presa della Bastiglia. Dunque noi già italiani che facciamo la festa ai francesi. Sì, ma io ho accettato per questo, per fare Saint-Tropez, perché se no, hai capito, sarebbe stata un po' anomala, cioè, oppure più che anomala direi un po' normale. Invece farla il 14 luglio, beh, almeno ha un senso, ha un significato. Ma per capire che noi DJ italiani siamo i migliori nel mondo. E in questa compilation da chi è stata fatta? Questa compilation è stata fatta dalla CD Yourself insieme al sottoscritto, tra parentesi. C'è un inedito che è Café Groove Presents Vicky Garzilli, che è un disco che uscirà ad agosto con la voce di Cheryl Porter, e devo dire che la soddisfazione di quest'anno è il fatto che è sul mercato in 3 nazioni, o meglio Italia, Svizzera e Francia, ed esce proprio oggi 14 luglio. Ah, ok, quindi oggi doppia, esatto, festa. Doppia festa. E poi l'ultima a Natale ci sarà un'altra compilation dove racchiuderà il DVD, grazie anche a The Joy Television, il DVD della mega Fête Suprême de la Plage del 14. Ma senti, rispetto all'anno scorso, c'è qualcosa che stai già notando di diverso? C'è qualcosa in più, qualcosa in meno? No, anzi, devo dire che è qualcosa in più, ma questo era un po' il programma che mi sono prefisso. La prima tappa dell'anno scorso è stato più che altro per tastare il terreno, vedere se la nostra musica andava bene, vedere se riuscivamo a fare con tanti stranieri, sai, con varie tante nazioni, una vera e propria tribù. Ci siamo riusciti, allora a questo punto qua spingo, anche perché dobbiamo dare spettacolo, e ogni anno sarà sempre più importante. Ti dico già in anteprima che siamo già in trattativa per il fatto che l'anno prossimo prenderò proprio completamente il porto di Saint-Tropez, dunque con un mega palco di 150 metri e poi tante altre chiacchierie. Ma Michi, questo è un evento a sé stante o avete intenzione di creare un tour o comunque di ripetere? Ma più che un tour, diciamo, io ti dico le cose un po' come stanno. La MG, la mia società, stiamo lavorando per fare 3 date importanti, e saranno una a Saint-Tropez il 14 luglio, Miami Beach sul Music Conference, anche grazie a Enrico Lionello questo, e poi Roma. Queste sono le 3 città che mi sono prefisso di fare dei party di un certo livello. 3 luoghi piuttosto importanti. Esatto. Tra parentesi, dovrà esserci un rispecchio naturalmente anche per l'Italia, perché io sono italiano, dunque faremo delle feste in locali e in location mirate. Cioè, non commercializzeremo il fatto di fare 40-50 date in Italia, non mi interessa. Certo. Ne faremo 5 o 6, però si trasformeranno naturalmente con tutta l'atmosfera della festa in questo locale, e dunque faremo 5 o 6 date in Italia. Per informazioni posso dire di collegarsi al sito www.moreaparty.com.